Io sono il 1825 e siamo qui su Flight Simulator X Team Edition. Allora, l'altra volta iniziamo subito a cambiare il nostro aereo, perché a me sto cosino qua non mi piace proprio. L'altra volta, nell'ultimo video, siamo atterrati. Intanto ci vuole sempre tre quarti d'ora per il caricamento degli aerei, vabbè, lasciamo stare. Siamo atterrati a Napoli Capodichino. Volevo fare Napoli-Sicilia, però per arrivare in Sicilia ci volevano tre quarti d'ora tipo. Allora ho preferito fare un Napoli Lamezia Terme. È un volo più corto, pure più carino, diciamo. Prendiamo sto A320 qua, CFM Niki. Boh, prendiamo questo. Vediamo un po' che cazzo è sto CFM Niki, mai visto. Tanto il gioco è stato aggiornato, Steam Edition ha ricevuto il primo update e fa che figo! Che figo, guardate qui che figo! Niki, oh yeah! Bellissimo, non so cosa sia questo Nicky, però va bene. Allora, il tempo, il meteo, come sempre, lo mettiamo Real World. Anche se non è che proprio sia fantastico come Real World, vabbè, ci accontentiamo però noi. Ok. Poi il tempo, boh, il tempo io lascerei sempre giorno. Possiamo fare magari al tramonto, così atterriamo di sera. Sono local time 16, va, facciamo questo. Ok, va bene così, va bene così. Prima di procedere con tutto dobbiamo fare il flight planner. E se vogliamo fare il flight planner, come sempre, ci serve un fogliettino, perché comunque dobbiamo segnarci tutti i dati, tutti i valori, là. È un casino, ogni volta. Faccio sempre lo schifo, faccio. Ogni volta spendo più di fogliettini che di altro. Flight planner, allora, aeroporto di partenza, sempre l'IRN. Eravamo lì, quindi è giusto partire da lì. Gate large. No, io vorrei un ramp, tutti i ramp sono qui. Vabbè, prendiamo un ramp large, ok, parking 1. Ok, poi facciamo, intanto qui la musica salta, non capisco perché la musica salta. Non me lo chiedete, non lo so. Poi abbiamo detto che facciamo l'IRN, l'ICA che è Lamezia Terme in pratica. Ok, Lamezia Terme, IFR ovviamente. Facciamo high altitude, ma non spingiamoci troppo in su, se no non riusciamo ad arrivarci, quindi è un casino. Intanto che facciamo find route, vediamo quello che ci dà. No, devo scrivere ovviamente. L'IRN, che comunque è il nostro aeroporto di partenza. SOR cos'è? Ma chissà cos'è SOR. Agnis, speriamo che ci siano ancora queste intersezioni. APVAR mi sembra che ancora c'è, non ne sono sicuro, ma mi sembra che ancora c'è. L'ICA, ok, l'ICA l'ho preso. Allora, 21.000 piedi, facciamo 21.000 piedi perché sennò ci spingiamo troppo in su. Facciamo 21, dai, perché non vorrei avere un volo troppo corto, non riuscire ad arrivare su e poi fare il, come si chiama, fare tutta la checklist dell'aereo. Quindi preferisco fare un po' più basso il volo, però avere tutte quante le cose. Fammi vedere un po' l'aeroporto di Rica. Me lo apri? No, non aprire. Perché dovresti aprirlo? Sia mai che mi fai vedere qualcosa. Allora fammi vedere qui, questo qui voglio vedere. L'ILS di Lika è 110.30. Qualcuno mi chiede di fare dei tutorial. Se seguite tutto il video, più o meno capita un bel po'. Comunque, cioè, sono poche nuvole, temperatura 22 gradi, quindi dovrebbe essere abbastanza buono. Heading 277, va bene, quello là non ci interessa. Quindi io direi che, boh, sembra anche buono. Ovviamente facciamo Capodichino, Lamezia Terme, yes, voglio portare l'aereo al mio punto. L'ora l'abbiamo settata, prendiamo questa livrea, proviamola. E niente, allora, ci fermiamo qui. Ah no, che ci fermiamo qui? Prima lasciamo qui il gioco, dobbiamo farci il nostro fuel planner. Quindi facciamo l'IRN to l'ICA, sì, era l'ICA. Poi Planned FL è 2.10. Non sbagliate queste cose qua, abbastanza semplice poi. Facciamo il massimo dei passeggeri oppure ne mettiamo 148. 148, due non sono venuti, sono morti durante il tragitto. Alziamo questo, vediamo finché diventa tutto verde. Ok, 4.790 kg di cargo. Questo qui va bene, tutto così. Wind direction, wind speed. Penso che sia quello del. Senza stare a toccarlo troppo, chi se ne frega. Allora, caricheremo. Questo è un valore importante. È il block che ci chiede. Come block noi mettiamo 6.7, senza stare lì a guardare i centesimini. Ah, e mettiamo anche up 0,6, ricordiamoci. Ovviamente stavolta non sbaglieremo con generate load sheet. Ok, l'ha generato. Non mi dice niente, non mi dice. Vabbè,
lo riclicco, non si sa mai. Per sicurezza l'ho ricliccato. Quindi usciamo di qua, è la 320, sì, 150 passeggeri, anzi 148. Allora, riprendiamo subito appena siamo all'aeroporto con l'aereo nello stato Golden Dark, che vuol dire tutto buio e freddo, cioè a motori spenti. Riprendiamo subito. Ho caricato l'aereo, quindi ho caricato anche il paesaggio, come vedete c'è anche del traffico, c'è un EasyJet, questo è l'Ice IA Traffic. Purtroppo quando mi parte il gioco, l'aereo si muove, va avanti, io non so perché, infatti devo subito premere il pulsantino, puntino per chiudere. Vabbè, oh, è così. Allora, prima di ogni cosa, prima di contattare la nostra torre, dobbiamo contattarla già adesso però, chi se ne frega. Me ne sbatti coglioni, mettiamo da parte il nostro bigliettino e iniziamo con il nostro Basic Procedure, che vuol dire la prima parte la nostra checklist. Allora, generato il load sheet, quindi il foglio di carico l'abbiamo fatto, siamo già in Cold and Dark. Ricordiamoci che per guardarci su dobbiamo premere Shift F12, accendiamo le due batterie, quindi BAT1 e BAT 2, ok. Poi accendiamo le luci di navigazione, non vedo un cazzo. Nave logo dovrebbe essere questo, fatemi un po' vedere. Facciamo outside spot, ok. Noi siamo quelli, siamo. Le luci sono accese. Sì, le luci sono accese. Però aspettate un attimo perché devo abbassare un po' sto sole che mi va sullo schermo, non vedo un cazzo. Fermatevi un attimo. Ok, ho abbassato un po' la serrata perché non si vedeva più un cazzo. Magari è un po' fastidioso perché io sono più scuro, però non vedevo più lo schermo. Quindi, vediamo un po' se ho acceso il nav light. No, dove mi hai messo? Shift F12 non mi fai guardare più su? Ok, ce l'ho qua comunque, non è che mi importa più di tanto. Nav lights dovrebbero essere queste, dovrebbero essere. Nav e logo, sì, accese. Quindi premiamo F9. Dopo che abbiamo acceso quelle là, dobbiamo fare il PDF e l'ND. Il PDF è questo. Ok, non so cosa sono sti lampi. Non so se sono lampi oppure se è la luce di qualcos'altro. Ok, mettiamoli un po' belli colorati. Purtroppo di sera è più difficile perché non si vede un cazzo. Non c'è neanche la lucina, non so, doveva avere forse quelli in testa il pilota. Lecam lights lo prendiamo con F10. Regoliamo prima quello sotto, ok, e poi regoliamo quello sopra, uguale, anche se non vedo una minchia. Però, vabbè, si vede. Quindi, Lecam lights, quello sopra la testa. Le luci qua, ok. Almeno qua è tutto bello colorato, dai. Si vede che nave logo è lì, almeno questo. Poi F9, ok, si vede tutto. Meno male perché non vedevo proprio una minchia, non vedevo. Andiamo qui, andiamo su sound, quindi dobbiamo andare su option. Controlliamolo sempre sound, tutto sound, ok, ritorno indietro. Poi è inutile guardare view, comunque guardiamolo, è tutto su on. Non capisco cos'è quella cosa, mi sta sui coglioni, quella cazzo di lampeggio. Checklist, facciamo checklist on, ok, copilot off, perché lo facciamo noi, non voglio che ci sia un altro. Non c'ho la ES di Aerosoft, quindi niente, lasciamolo sul no. Poi infobar, sempre checklist devo andare. Infobar, queste cose qua già le ho fatte. Poi ritorniamo indietro, senza guardare tutto il resto, aircraft, cose qua. Load and fuel. Facciamo load, caricato 148, 479, 6.7. Ok, perfetto. Ritorniamo un attimo indietro perché devo aprire delle porte. Porte, aprimi le porte, front right, no, front cargo e AFT cargo. Aprimele. Ok, ritorno indietro, sono aperte. Load and fuel, facciamo start boarding, quindi iniziano a salire i passeggeri. Start cargo e load fuel. Perfetto, perfetto, ce la sta facendo, sta caricando tutto, tre passeggeri sono già saliti. Va bene, stanno andando. Ok, siamo pronti per fare la nostra prima checklist. Io non so cos'è questo lampeggio, sarà di un aereo fuori. Cioè, penso che sia quello. Tanto sto morendo. Penso sia il lampeggio di qualcosa qui fuori. O qualche lampo, non lo so. Però mi dà un fastidio cane, mi dà fastidio. Facciamo la prima parte della nostra checklist. Quindi ritorniamo, 17 passeggeri già a bordo. Siamo ritardissimo, siamo sempre in ritardo. Cockpit preparation. Cockpit preparation checklist. Ok, devo alzare un po' il volume, se no non sento più questo. Batteries? Batteries on. Both on. Electrical power? Electrical power. Ah, external power, mi sono scordato. On. External power is On. on. Navigation lights? On. On. Engine master? Engine master. Both off. Engine mode selected? Normal. Checked normal. Landing gear lever? Checked. Parking brake? Set. On.
flaps. Check position. Speed brake lever. Retracted. Check retracted. Thrust levers. Idle. Set. Ok. Transponder mode. Checked. Radio control panel. Ok, accendiamo la cosa. Set on. E-cam recall. E-cam recall. L'e-cam recall è qua. Recall. Checked. Anti-skid. On. Flight director. On. On. Emergency lights, un attimo che te l'accendo. Emergency light, sono qui. Set. No smoking signs. Accendiamolo. Set on. Anti-ice. Off. Probe window heat. Auto. Auto. Air condition. Ok. Ventilation panel. Is checked. Electric panel. Check. Aspetta, signora. Cosa mi ha detto la signora? Signora? Porca mignotta, signora. Dove cazzo è arrivata, signora? Fuel pumps, credo. Set. Ok. Hydraulics. Is checked. EQ brake. E questo? Electro pump. Sentite il rumore che fa. Aspettate. Se si sente poi. Adesso. Ok, tipo una cosa che non parte. Set. Proximity warning system. On. Electronic flight control system. On. La DIRS, te lo sistemo subito, la DIRS. È qua. Nav. Nav. Set to nav. Emergency equipment, non possiamo vederlo noi. Ok, siamo già arrivati qua. Dobbiamo chiamare la nostra ATC per dirgli che noi siamo qui già. Facciamo Napoli, vediamo un po' com'è il tempo a Napoli. Ok, Napoli, salve Napoli. Ok. Non ci sono poche nuvole a 2000 fino a 5000. Thunderstorm in the area. Perché c'è sempre il thunderstorm? Ok, 23 gradi. È importante riconoscerlo. Q è 10.013. È un'informazione importantissima. VFR, ok. A Davis. Contattiamo Napoli Ground. Napoli Ground. Airbus OE Lea. Siamo noi. Mi scordo sempre di cambiare il nome. Ok, controlliamo lo squawk, comunque lo mette lui. Adesso lo mette, guardate. Ecco. Ok, contattiamo, siamo già su 121.900, però prima di contattare il taxi, di chiedere il taxi, dobbiamo proseguire con la nostra checklist. Quindi andiamo sulla nostra checklist, anzi contattiamo il taxi che mi serve l'informazione. Mi serve l'informazione della pista, se no non posso settare il V1, VR, VA2. Aspetta, Tango TNH BG. Ok. ci sono. Facciamo questo e poi contattiamo 118.5. Dopo dobbiamo fare 118.5. Dopo di questo, ok. Mi sto scrivendo dei dati che sono importantissimi per me. Non pensate. Se noi facciamo già questo qui, poi non si capisce la minchia. Quindi chiudiamo sta cazzo di infobar. Allora, andiamo sul nostro, premiamo premiamo una volta F9 e poi premiamo A. Andiamo sul nostro MCDU, sarebbe il Flight Management System, minchione, computer, vabbè. Facciamo init e scriviamo LIRN, che sarebbe l'aeroporto di Napoli, LICA. Che poi dovrei leggere no, non si legge con le lettere NATO, ma chi se ne ricorda? Ok, alternativo nessuno. Sì? Ah, ritorna, ok, perfetto. Poi facciamo allinea IRS. Fantastico. Flight number, dovrei metterci tutta quella lettera lì, però ci metto Mike India T
Tino, mi ricordo cos'è, Tango e poi Oscar, Tango Oscar, ok? Ve l'ho letto con l'alfabeto NATO, una cosa difficilissima per me. Mettiamo un 45 sul cost index per andare un po' più a bomba e ricordiamoci che abbiamo detto un'altezza di 21.000 piedi. Quindi metti questo, meno 27 gradi, è un po' basso, non è che non lo so che è un po' basso, però non ci posso fare niente. Qua possiamo anche aumentare la luminosità. Sì, aumenta, aumenta, che lo voglio bello bello frizzantino, lo voglio. Poi cost index, flight plan, clicchiamo flight plan, siamo qui, LIRN, clicchiamo LIRN, departure, pista 24, ok, seed, possiamo anche non metterlo, mettiamolo, ma chi se ne frega. Transition non, insert, ok, tanto quello cancelliamo, quindi. Poi dopo LIRN facciamo così, facciamo un po' di pulizia. Questo qui non ci serve, questo non ci serve, gemma non ci serve, sorta non ci serve, che cos'è sti cosi? Agnis però c'era, Sore Agnis già li aveva messi lui, perfetto, quindi cancelliamo questo qui. Poi clicchiamo di nuovo LIRN, mettiamo Next Waypoint e SOR, quindi non c'è bisogno neanche di metterlo. LIRN, SOR, Agnis, AppVar, vediamo se c'è ancora AppVar. Purtroppo funzionano con IRAC diversi e mi fanno incasinare la vita. AppVar c'è e poi c'è l'ICA, ok, cancelliamo questo Flight Plan Discontinuity che non mi serve, quindi LIRN, SOR, Agnis, AppVar e l'ICA. Ci siamo, ci siamo. 6100, vabbè, chi se ne frega. Tua sorella. E tanto poi me lo dice quello lì. Quindi flight plan è entrato, poi andiamo nel dentro rad nav, vediamo un po' la frequenza. La messa sbagliata. L'unica frequenza che c'è è 110.30, l'abbiamo visto prima. Quindi mettiamola già noi. È comunque quella. Uno solo ce n'hanno a LIGA, non è che ce n'hanno 10 miliardi. È un peccato che non me lo dicono subito loro la frequenza, che divento pazzo ogni volta. Poi la frequenza l'abbiamo messa. Poi ritorniamo su init, seconda pagina, block, block ve lo ricordate, ve l'ho detto già, è il peso della benzina, 6.7, no, cancella, 6.7, lo mettiamo qua, block, ok, guardate qui, ha fatto, è il fuel prediction, quello che ci resta, 30 minuti finali, quindi ci sta, 30 minuti in più sono tanti, quindi andiamo qui, controlliamo sempre la nostra cosa, pure lui ha la tosse. Poi andiamo sulla pagina perf, take off, mettiamo i flaps e il THS, noi dobbiamo mettere due di flaps e facciamo up 0.6, ce l'aveva detto il tizio lì della Fluid Planner, eccolo, 129, 133, 135, quindi abbastanza buono. Trans altitudine, l'altitudine di transizione è importante perché a 8000 piedi dobbiamo mettere la frequenza standard del barometro, quindi non ce lo ricordiamo, perché poi mi lampeggia, quindi non ci preoccupiamo. Controlliamo il flex to temp, vabbè, queste cose qua, 54 gradi, V1, V2, V1, VR, V2 ci sono, poi facciamo climb, vabbè, senza che li controlliamo, giusto per controllarli, ecco, climb, cruise e descent, ok. Ritorniamo su take off, go around, neanche li guardiamo queste cose qua, quindi siamo abbastanza ok. Facciamo facciamo la seconda parte della preparazione del nostro cockpit, quindi button LS off, infatti è off, mode range arc 10, perfetto. Fammi un po' vedere, scusi, ma com'è che mi fa? Non ho la più pallida idea di dove mi abbia messo. Scusa, fammi vedere un po' quello pianificato. No, è giusto. Partiamo di qua e poi scendiamo. Ok, lì che là. Avevo paura che vedevo sto coso qui, ma non è quello, è l'HDG 000. Ma fa culo, mi hai fatto prendere una paura HDG. Non so come si può fare. Quindi era 2.40, quindi qua mettiamo 2.40 già, visto che ci siamo. È 2.40, la pista è 2.40, sarà 2.25, 2, chi se ne frega. 2.40 va bene però, è accettabile come valore. Partiamo dalla pista 2.24 e mettiamo HDG. Qua mettiamo puntino puntino, ok? Però lo facciamo con attenzione. Quindi la prima altitudine è settata, l'HDG l'abbiamo messo, qua c'è il puntino e qua c'è questo, ok? ATC frequency già ce l'abbiamo a posto, ATC clearance l'abbiamo già tenuto, l'IRS allineato, flight plan, flight page lo mettiamo, aspettate un attimo, premiamo qui, restiamo su LIRN, poi SOR. SOR ho detto che non lo voglio, no, lo voglio SOR, e come se non lo voglio? Lo voglio SOR, poi c'è Agnis, questo LIM non lo voglio io, toglimi LIM, ok, non permesso, chi se ne frega, lasciamo LIM, LIM può sempre essere utile.
Before pushback e start. Siamo a buon punto, eh? Siamo a buon punto. Non so se devo già chiedere. Non gli ho chiesto ancora il taxi. Oh, gliel'ho chiesto, no, gliel'ho chiesto, sono a posto. Quindi, facciamo before. Chiudiamo tutte le porte. Quindi, premiamo qui. Ritorniamo indietro. Controlliamo il load fuel. Quindi 148, 479, 666. Vabbè, 666, 667 è poco. Chiudiamo tutte le porte. Vediamo se lampeggia. Ok. Chiudiamo anche questa. Vediamo se lampeggia. Lampeggia. Ok. Chiudiamo anche la porta. Good. Ok, siamo a posto. Siamo a posto. Tutte le porte chiuse. Ascoltiamo la checklist. Signora, me la dà la checklist? Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Ok. Before start Sì. Io checklist. ce l'ho anche scritta. Windows and doors. Closed and Sì. locked. APU. APU, l'APU è qui sopra. APU quale vuoi? APU master. On. And APU start. Set on. APU, please. Aspetta un attimo. Deve prima partire. Guardiamocela qui che parte. Se non parte è inutile che apri l'APU bleed. Questo si deve regolarizzare a 90, 99 anzi forse. Comunque l'APU è un motore ausiliario, ecco, infatti è auxiliary power unit, quindi è unità di potenza ausiliaria, serve per avviare tutto l'aereo. Senza entrare troppo nel dettaglio, chi se ne frega. Dai, che ci vuole? 30 minuti ci vuole per partire. Appena questo arriva qui andiamo a cliccare sopra, eh. Tanto qui sta abbassando la temperatura. Questo è EGT External Turbina G, non me lo ricordo. Ok, è partito. Vediamo qua quando si regolarizza gli hertz. E poi possiamo andare a prendere APU bleed. Ok, APU bleed. Set on. Ok, External power. External power off. L'ho messa off. Ah, devo staccarla. Vero, mi scusi signora. Sono un po' confuso oggi. Ground service, external power. Disconnect. Disconnected and off. Cabin signs. Cabin signs. Signora, mi aspetti un attimo. External power off, seat belt. La signora va di fretta. Ok. Set on. Thrust levers. Idle. Parking brake. On. On. Hydrants. Checked. 1013. Ok. 1013. Check. Beacon light. Beacon lights, ti accendo subiti. Set on. Checklist Ok, complete. aspettate un attimo, perché la signora non mi fa ogni volta rimuovere i coni da F10. Quindi rimuoviamo i coni e le cose per le ruote, là, per non muoverci. Quindi ritorniamo indietro, andiamo sulla checklist. Ok, quindi abbiamo fatto questa, già questa prima parte, non è male. Andiamo alla pagina successiva. Engine will start with pushback. Quindi per partire col pushback dobbiamo premere start push. 50 metri, va bene. Facciamo un attimo una cosa. Facciamo un attimo una cosa. No, facciamo qui e qui. Poi fammi cliccare qua. Vediamo dove dobbiamo andare. Di qua e poi. Oh, io non lo so perché si rincoglionisce sto coso. Io credo che sia di qua e poi ci fa andare di qua. Che pista è questa? Non è che me lo dice lui. No. Comunque questa è a 0,6, allora dobbiamo andare di qua. 0,6 più 90 fa. No, più 180. 180 più 60 quanto fa? Boh, fa 2,40, punto. Quindi dobbiamo andare da questa parte. Ok, facciamoci girare a sinistra. Allora, per me va bene là a sinistra. F10. Facciamo left di 90 gradi, gentilmente. Ok, start. Flight deck to ground. Go ahead, sir. Ground, we have ATC clearance for push and start. Please confirm ground equipment and services are clear. Ok. Roger. Ci siamo? Quello dorme. The ground equipment and stairs are clear. All doors are closed. Steering pin is in position and we're ready when you are, Captain. Start pushback. Ok. Roger, sir, please release your parking brake. Parking brake, le tolgo così, va, così si vede. Parking brakes released. Vai, vai. Start and pushback, you can start both engines at your discretion, Captain. Sì. Okay. Facciamo partire intanto i motori, quindi questo qui lo mettiamo su IGN. Starting engine 2. Ok. Controlliamo qui che si sposti. Intanto mettiamoci in virtual cockpit, che è più comodo, perché dobbiamo guardarci
Non fare incidenti. Conoscendolo il tizio che c'è lì. Vedi che qui c'è un EasyJet. Non fare picchiate. Ok, di là non c'è nessuno. Ok. È partito il motore 1? No, ancora no. Engine 2 is stabilized. Ok. Quindi, Engine 2, Enjoy Wine. Enjoy Wine 1. O Wine, che è sto Wine? Wine! Perché non mi esce HDG? Non mi esce l'HDG? Non mi esce l'HDG? Ok, va. È partito sto motore 1, che ci vuole? Fly. Engine 1 is stabilized. Ok. Signore, basta. Quanto cazzo ci spinge questo? Aspettiamo 15 secondi prima di togliere l'injection start là. Lo mettiamo normale. Ok, basta, signore. Lo fermo io con Shift P. Si fermi lei. Quindi. Parking And pushback is complete, Captain. Please set your parking brakes. brake messi. Parking brakes are set. Okay then, Captain. Tow bar disconnected. You know steering pin is removed. All clear. Signal on the right. Have a good run, sir. Ok, so dici tu. Goodbye. Qua per andare a 2:40 ci vuole tre quarti d'ora. Sì. After start checklist. Facciamolo. Engine mode Normal. selected. Check normal. APU bleed te la sistemo subito. APU bleed off. Set off. APU master. Off. Set off. Arm spoilers. Spoilers, arm. Aspetta, signora. Signora, si deve fermare lei. Va sempre di fretta, sta signora. Set. Rudder trim. Check zero. Pitch trim. Pitch lo dobbiamo mettere a 0,6. Set. Flight controls. Flight control. Fermati un attimo. Left. Full left. Full right. Full right. Neutral. Neutral. Full up. Full up. Full down. Full down. Neutral. Neutral. Ok. Rudder. Left. Full left. Full right. Full right. Neutral. Neutral. Ok. Check. Flaps. Flaps 2. Signora, si ferma. Chi lei? Che cos'è che fa casino? 2. Flaps 2. Anti-ice. Anti-ice off. Off. E-cam status. ICAM Check. status. E-cam door page. ICAM door, ferma signora, che cos'è? Tutto chiuso? Checked. Hand signal. Received. Checklist complete. Ok, andiamo alla pagina successiva. Taxi clearance ce l'abbiamo, quindi taxi, facciamo il nostro taxi. Io direi che dobbiamo andare di qua, Shift F12? No, dobbiamo andare da questa parte. Ha messo nell'erba quel pirla. Mi ha messo. Se questa è la 06, qua c'è questa linea. Boh, io provo ad andare di qua. Che non mi fa zoomare. Ah sì, mi fa zoomare, eccola. Ah, lui vuole che vado da questa parte. Eh beh sì, per forza, devo andare di qua. Peccato che non mi fa spostare. Questa è la 06, e qua cosa c'è? No, spostarsi un po' no, Comunque da quella parte, dobbiamo girare di qua e fare tutto sto giro. Ok. F9, mi ha fatto mettere al contrario quell'altro tizio lì. Vabbè, andiamo, va. Rilasciamo. Ha messo nell'erba, mi ha messo. Non si è accorto che c'era l'erba? Comunque, dobbiamo fare TNHBG. Ok, me lo sono anche scritto, quindi sono un genio, sono. Guarda lì, ciao EasyJet. Controlliamo sempre le lucine. Un po' buio fuori. È meglio farli di giorno i voli, va? Si vede la micchia, si vede. TN, poi c'è l'H. Ok. Ma le luci ce l'ho accese. Signora, le luci non mi fa accendere. Taxiing checklist. Nose light.
Cos'è che vuole? Cos'è che vuole? Nose light, ha detto. Infatti, non vedevo la micchia, non vedevo. Nose light. To taxi. Set on. Brake check. Brake check. Lo facciamo subito il brake check. Pedal pressed. Check zero. Ok. Check. Auto brakes. Auto brakes. Max. Max. Take off data. Take off data, ok. Reviewed. FCU. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. TO config. TO config, te lo metto subito se mi dai il tempo. Set. Checklist complete. Checklist complete. Poi TO config, l'ho già messo. Take off data, VRX system, lo devo mettere adesso. Quindi controlliamo il VRX system che è qui sotto, lo accendiamo. E cosa c'è? FD check on, ok. ATC code, vediamo l'ATC code 0544, ok. Sono un po' storto quando faccio così perché ho il controller un po' in mezzo alle palle col mouse. Qua c'è H, noi dobbiamo andare diritti. H, quindi passiamo? Io passo, questa è la 24.06, noi dobbiamo andare fino in fondo. Il problema è che non dicendomi niente, qua dovrei guardarmi a destra e a sinistra, ma io passo. Cazzo me frega. TNHBG. Ok, TNHBG, io passo di qua. L'unico modo per vedere qualcosina è di qua, ma faccio un casino. Non, dovevo chiedere l'autorizzazione a attraversare la pista, ve lo dico già adesso. Non è che si può passare così sulla pista. Però non vedo, io non vedo la lucina per terra, mi fa un cazzo di difetto. Là c'è un aereo con le luci spente, complimenti pirla. Poi dici che li investi, sti cazzoni. Quello c'è sempre la tosse. Prenditi la cazzo d'aspirina. Ogni volta che volo c'ha la tosse questo. Io penso che devo andare di qua adesso, fammi un po' vedere. Sì, devo andare di qua. L'unico modo per vedere qualcosa è andare di qua, guarda. Andare sull'F12, poi mi fa un casino. Allora, c'era TNHDG. Questo è SA. Boh, io prendo sto pista qui, prendo, che me frega. Penso sia questa, spero sia questa. Qua non mi dice niente lui. Sì, comunque penso sia questa. Non è che ce ne sono altre. Napoli è un aeroporto più piccolino. SA, quello è l'uscita, ok. Non so dove cazzo sono, non so come fare per avere un... Intanto mi tolgo il pezzo di sopra e la tuta. Non so come fare ad avere ogni volta un... C'era, comunque l'ho usato. Io non so se è l'aereo adesso che mi crea problemi o che cosa, però... che casino ogni volta. Fammi vedere, cos'è che... come si chiama questa signora? Allora, di là c'è una C, B, no, quella è 5B, e io dovevo andare, SB poi è quello, io vado dritto, vado, C, no, C non ce l'avevamo, avevamo HDG noi, vado sempre dritto, sì, vado sempre dritto, tanto devo andare fino in fondo lì, cioè quella è, non è che posso inventarmela, before take off ancora non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto il taxi l'abbiamo fatto, ok, ci siamo. Ci stiamo taxizzando per tutto capo di chino. No, è che non capisco perché non mi funziona il... Cioè, non è che posso comprarmi tutte le carte. A meno che non uso Kneeboard. Reference, briefing, no, non ci sono le carte. No, non lo so veramente perché non... Sono andato un po' fuori. Io mi vado di qua e non se ne parla più. Però guardate qui che belli edifici. Salve voi che vivete qui dentro. Edifici minuscoli sono, peraltro. Cosa ci monteranno mai dentro? H... là c'è la D. Frena un po'. Qua c'è la D. Frena un po'. C'è la D. No, aspetta un attimo. Io entro dall'ultimo, entro. Che cazzo me frega a me? Sì, aspetta che entro da dove dici tu. HD. La D me l'ha data. Ma secondo me non è quella giusta. Poi da dove cazzo mi fai entrare? Scusa. Mi dai l'H? No, devo farle tutte. H, D, G. Devo entrare dall'ultima. Quindi mi basta solo andare dritto. Ok, andiamo dritti, un po' più velocemente magari. Le luci sono ok, chissà, magari posso alzare un po' questo. Questo non so cosa serve. No, troppo. Ok, così.
Questo è il loudspeaker, non funziona. Boh, penso che ci siamo, dai. Mo arriviamo lì, freniamo un attimo, facciamo la nostra checklist. Intanto, come vedete, davanti a noi c'è POM, che è il VOR. Non so se è il VOR o l'ADF di Pomigliano. Penso sia Pomigliano quello. Quindi vabbè, ormai ci facciamo sto pezzettino qua col 30% di manetta. Non date troppo manetta sul taxi, lo spaccate se non l'aereo. Gli aerei sono fatti per volare, non per correre. E che io mi devo ogni volta inventare la pista, oh. H, D, questa è la E. Ah, ma certo che è simpatico quello lì, guarda. TNHBG. HBG. Ah, quella era una D, TNH. Vediamo se c'è una B e una G. La B dovrebbe essere questa qui, quindi la G sarà questa qui in fondo. E infatti è una G. No, è un po' un casino, ve lo dico. Non è proprio... non so perché non mi appare il coso. Devo andare più piano, vai più pianino. Intanto la lucina lì davanti mi fa luce. Poi ci dobbiamo fermare qui. Dobbiamo fare il before takeoff. Checklist sempre. Quindi ricordiamoci che... ok, ok. Arriviamo qui, G24. Ok, ci siamo. Ma qua ci dobbiamo fermare. Non vedo la linea per terra, però mi fermo lo stesso io. Ok, poi premiamo F11, mettiamo i freni un attimo. Controlliamo sempre la temperatura dei freni, 35, 40, no, ci sono. Quindi, before take off, taxi, ok, siamo arrivati, holding point, quindi facciamo il nostro before take off. Start before take off. Seats for take off. Before take off checklist. Ci sono. Checked. Brake fans off. Engine mode selected. Normal. Checked normal. TCAS. Dobbiamo mettere TAR. Ok, TARA e poi mettiamo above. Contrario. TARA tilt above. Exterior lights. Te li metto subito, signora. Quindi take off. Questo qui l'accendiamo pure. Strobe. Set on. Sliding tables. Stowed. Sì. Stowed. Checklist complete, guardate che bellino, come so bellino, ok. Contattiamo la nostra azienda lì, la nostra ATC. Signora ATC, salve. Napoli Tower. Ok, take off clearance. Ok, ma ha detto che sono a posto. Va bene, io vado. Buon viaggio. Ok, poi un po' difficile. Adesso la parte più difficile. Attiviamo già l'autotrust. Sì, non ti preoccupare. L'autotrottle, non l'autotrust. Non so perché dico trust, però è l'autotrottle. Ok, partiamo perché dobbiamo salire. Quindi senza fermarci, partiamo subito. Perché qua la pista mi sa che non è proprio lunghissimissima. L'ho visto fare anche dal vivo, quindi a volte arrivano già accelerati. Guarda quante belle lucine. Take off. Man, toga and SRS. Check. Sì. Check. Power set. Siamo in toga, siamo. 100 knots. Checked. Dai, non si alza. Rotate. Gear up. Mettiamo l'autopilot. What's your pilot on? HDG 240. Climb thrust. Ok, contattiamo 190. Ok, 190. Ok, ci siamo, take off. Ah, il cronometro. Mi ero scordato il cronometro. Ok, Roger, ci hanno ricevuto. Siamo a posto, siamo adesso. Left, 175 a sinistra. 175. Flaps 1, ha chiamato il signore.
Ok. Aborto i cof, non mi interessa. Andiamo a pagina 110, vabbè, non è 110. È pagina comunque, è una pagina importante. Take off parte 2, Mantoga SRS Trust Climb, ok, check it, V1. Va bene, ground spoiler disarm, quindi disarmiamoli. Flap 0. Sì. Speed check flap 0. Disarm. The after take off check. After take off. Engine mode selector. Normal. Check normal. Spoiler. Disarm. Disarmed. Flaps. Retracted. Check retracted. Landing gear. Up. Gear up, lights off. Exterior lights. Exterior lights, mi ha detto la signora, devo chiudere quelli della runway e quelli del naso. Set off. Tax. Both on. Anti-ice off. T-class. Check. Sì. Altimeter. 1013. 1013. Check. Ok, siamo a posto. Stiamo salendo. Direi che ci siamo. Siamo climb. Ricordiamoci che 10.000 dobbiamo chiudere tutto, eh. Open climb. HDG. C'è un po' di turbolenza, c'è un po' di turbolenza. Aspettate un attimo che guardiamo un po' fuori, virtual cockpit. Ogni volta qui perdo la vita, perdo. Sì, c'è qualche nuvoletta, eh. Vabbè, fino a 5.000, poi noi arriviamo a 7.000. Adesso si balla un po', 2.50, ricordatevi che sotto 10.000 metri si può stare solo, sotto 10.000 piedi si può stare solo al... a 250, non si può correre a 340 come mettiamo di solito. After take off, va bene. 15.000 subito. Quello che vuoi, 15.000 e poi lo clicchiamo, anzi lo clicchiamo col tasto destro.